Allora, signor Camper, l'altra volta hai parzialmente superato l'esame della patente di Gran Turismo. Diciamo che hai foglio rosa adesso. Quindi, come promesso, questa volta siamo su un circuito vero e non una pista dritta coi birilli, ok? Ok, che macchina uso quindi? La Mercedes AMG, una macchina sportiva da strada, brandizzata da me. Stavo iniziando a pensare che quel Batman non fosse di default nell'auto. Guarda che Mercedes ogni tanto le fa le macchine. Ma Gran Turismo era un gioco serio, vero? Sì, sì. Sembra di giocare a Most Wanted. Dici che per come guido mi possa rincorrere la polizia? No, sono guido. Questa Andrea guidi. Cos'è? La Daihatsu. Ragazzi, siamo sicuri che vogliamo fargli guidare la Mercedes e non questa Daihatsu Oshena? Ah, su che circuito mi fate correre? Tsukuba. Vorresti fare questo tondo? Non fai quello tondo. Sì. No, non fai quello tondo. Ma guarda, mi andrebbe bene anche Blue Moon, eh. Ma guarda che è difficilissimo in realtà, perché tutte le curve storte. Ti faccio fare Tsukuba, perché abbiamo deciso così, da prima. All'orario, 8 di mattina? Aspetta, 8 di mattina. Alle 8 di mattina, Andrea, è ancora bello che a nanne. Hai ragione. Sposta un po' più in là. 18. No, 18. 18 si montano i video, Cavolo, 17:20, se no avrei messo 17:17. Riusciamo a tirare dietro l'orario di 3 minuti? È quello che mi chiedevo anch'io. Alle 14 va bene, tutti d'accordo, abbiamo pranzato, ci siamo svegliati. Ti lascio usare le palette questa volta. Ah, beh, quindi posto. Non devi fare brutte figure. Posso smontarlo? Quello servirà dopo, non lo tocchi. Ma che mi fa fare le cose come voglio io? Da quando nei video di macchine tu hai il potere decisionale? È il secondo video in cui non decidi un cazzo. Sta tirando un po' la corda, eh. Sì, sì. Non so perché, ma mi sa che quando guiderai l'auto vera e Giovanni scapperà a piedi mentre lo insegui, un po' di potere decisionale ce l'avrai. Se riuscirà ad avviare la macchina. Ah, e le gomme da sport morbide, quindi non sono quelle da corsa ultra morbide che a volte provi, che sono appiccicate per terra, quindi un po' si scivola. Ah, per me è arabo e anche per te, penso. Non fare il fenomeno che sa cosa sono le gomme morbide, ultra morbide, dure. Ha sentito la telecamera della Formula 1 un paio di volte e si pensa sapientone. Io sento Guido Meda. Che non so perché fai molto ma non fa la Formula 1. Vabbè, le gomme sono sempre gomme, eh. Mi raccomando, si scivola un pochino. Attento, oh, Fabio, che si scivola. Guarda, il piede sul freno. Oh, non ero pronto. Allora, forse non aveva spiegato come funziona il circuito. Nel circuito si va sull'asfalto e non sull'erba. E neanche sulla ghiaia. Senti cosa, partiamo quando lo dico io, ok? Ah, è perché non era pronto. Stavo guardando te. Aveva il piede sinistro tipo dall'altra parte. Andrea al Gran Premio verde è ancora lì fermo. No, si rifà. l'ho presa un po' stretta, Dai, dai, ok, ci siamo. E tenti più sulla sinistra. Ah, sì, non conosco il circuito più che altro. Adesso è una curva abbastanza secca. Ma sta macchina quanto scivola. Sento le gomme soffrire fin qui. Guarda che costano i copertoni. Sai cosa costa? Sì. I copertoni, la macchina. La macchina. Frena! Ma io ho frenato mezz'ora fa. Questo è il primo giro esplorativo in cui ma scopri... che macchina mi hai dato? Ora il giro esplorativo. Scopri un po' come sono le curve. Andrea, scopri... dov'è la curva a destra? Bravo! Era proprio quella. Ora, indicami col dito dov'è il traguardo. È lì. Ma sta macchina patina, ma siamo andati. Frena! Oh! Ti sei allenato segretamente? No, è che... Hai 25 all'ora, è facile fare le curve. Esatto. Molto stavo bene. Stavo per dire questo. Sembra di vedere Erika. Erika con Lamborghini da 2000 cavalli, lei va ai 45 all'ora in prima. E si vanta che lei non esce di pista. Ma guarda quando cazzo devo frenare. Volevo guidare la macchina sportiva... Da corsa, quella col pilota automatico. Volevi far guidare anche qualcun altro al posto tuo? Sai cosa sono curioso? No. Di scoprire se da sbronzi facciamo meglio. Vuoi fare guida in stato di ebbrezza? A 50.000 like si potrebbe fare. Vi prego, facciamolo in collaborazione con la polizia di stato. Guarda che prudente. Mamma mia. Vai. Se non deve pensare al cambio, è tutto un altro viaggiare. Con le palette entra la seconda, Ma guarda, roba pulitissima entra la seconda. Ma sta macchina comunque, ripeto, non ha troppa stabilità, Mi ricorda un po', sai che macchina? Era la Viper in carbon. Che era tutta accelerazione e niente tenuta? Esattamente. Ecco, questa non c'è neanche l'accelerazione di quella macchina di carbon. Cioè, Andrea, c'è Batman, ha salvato Gotham City con quest'auto e tu non riesci a stare sull'asfalto.
Beh, 1:10, eppure sono stato due fantasma perché aveva tirato dritto tranquillamente l'ultima curva. Il suo fantasma è morto. Tanto che la macchinina fantasma con il logo di Batman mette un'ansia. Un altro po' e compare Joker. Guarda. No. Oh mio Dio! Cioè, salva l'erba. C'è ancora in, in lizza per il giro, ok. Avevo già visto il giardino di Willy uscire le lame. Non è oggi il giorno in cui andremo a caccia di Pokémon. No, non calpestare le aiuole. Oh! Frena! Iiii, oddio! Ok. Che ci tira la corda, nelle curve? Penso che abbiamo già speso 4.000 euro di copertoni. E di fiancate di fari. Non è vero, non ho preso muri. Almeno non in questo giro. Ok, ho fatto il record. Sì. Fatto il record. 1:09, ci sta. E dai, ho superato la mia prova. Complimenti, cara. Cioè, dai, non si può fare meglio di così. Cioè, si potrebbe fare, ma 1:09 è un tempo onesto con una macchina del genere. Beh, allora, io per essere sicuro di farti girare bene, l'avevo già provato con un circuito e ho fatto molto meglio di te. Ho fatto 1:05. Anzi, ti dirò di più. Ero con mio cugino dell'America e lui faceva dei tempi allucinanti. Quello che c'ha la PlayStation 5. Sa, la PlayStation 5 in garage, ma non può fartela ancora vedere. Quello che sta già giocando a Kingdom Hearts 3? Oh, porca puttana, dove è tuo cugino? Mio cugino riuscirebbe a tirarsi giù 5 secondi ogni giro dal tuo giro migliore senza uscire di pista. Ah, se lo fa, ti offro da bere. Perché si muove il rallentatore? Serve una mano? Sì. Sì? Beh, serve una mano è indubbio. Piacere, Andrea. Piacere, Marco. Ho la patente, te lo giuro. Da quanto tempo? È un mistero. È un mistero, perfetto. Ma la macchina l'hai ancora guidata? È un mistero. Ok. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. La tuta te è andata con quale limited edition? No, è un collector edition questa. Sì. Figo. Certo. Arrivano i piloti a portarti il gioco. Sì, ma Kingdom Hearts 3? Non devi chiederlo a me, devi chiederlo a lui. È vero che c'hai Kingdom Hearts 3? Certo. Dove? Posso provarlo. È in questo momento in garage in America. Te l'ho detto che c'ha PlayStation 5 e Kingdom Hearts 3 in garage in America. Appena escono può farli vedere agli altri, però adesso ci gioca solo lui. Ma io volevo Kingdom Hearts 3. Leo è semplicemente Pippo che gioca con le chiavi, non è un gioco della Madonna. Non insultare così Kingdom Hearts 3. Dai, vediamo un giro allora. Allora, tu vediamo qua. Apprendi comunque empiricamente. Sì, dalle sì. Il casco è per quando guido io, vero? Sì, te lo diamo in testa se sì, non capisci le cose. Ah, ma ci troviamo in questo tracciato giapponese, mi piace. Se guardi in lontananza c'è una bomba nucleare. Vedo, c'è anche un tipo nonostante bomba nucleare mi faccia segno di bandiera verde, che è tutto ok. È tutto ok. Allora, facciamo un giro di allineamento un attimo. Ah, ma c'avevo anche i controlli di trazione. Cos'è la trazione? Per non far slittare le gomme, diciamo. Perché slittavo comunque? Perché avresti slittato ancora di più. Bisogna un po' di esperienza, diciamo, con calma. Allora, questo saresti tu? Ha già superato il tuo fantasma. Ah, questo sei tu? Buonasera. Buonasera. Felici di aver visto il fantasma di Andrea, perché non lo vedrete più per tutta allora, la... Magari hai bisogno di qualche dritta per quanto riguarda una traiettoria. Ecco, ti do un consiglio. Non andare mai sulla parte esterna, perché è talmente sporca che scivola di più la macchina. Ma per parte esterna intendi il prato, vero? No, il prato direi di più che altro lasciarlo, proprio dimenticarlo. Io dico più che altro l'asfalto, vedi? Questa è una zona, tu devi imparare tutte le traiettorie possibili per girare al meglio, il più veloce possibile. Però nel frattempo almeno la regola fondamentale direi di non uscire sull'erba, prima cosa. Beh, è già un passo avanti. Meno male che me l'ha detto lui, altrimenti... Ah, ok. Ce l'hai quasi fatta prima tra l'altro, Comunque, caro Andrea, devi sapere che la cosa più importante per girare veloce su una pista è la traiettoria ideale. Se tu giri un po' dove... conoscerla pare, però. Ma sì, è una cosa che si impara nel tempo a far chilometri. Quindi vedi, sono giustificato, era il primo giro, di meglio non potevo fare. Pezzi di merda. Il problema di Andrea è che ha una media chilometri anno di 1 a 1. Bene, adesso voglio fare veramente un giro come Cristo comanda. Ti lancio questa sfida, caro Andrea.
Intanto io posso lanciare questa sfida anche a loro due? Ma perché finora ho guidato solamente io, ma secondo me lei è noi siamo fortissimi, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. A me non serve neanche più. Io lancerei anche la sfida ai nonni, così. Ai nonni. Tutti quanti in piedi sul divano. Guarda, io adesso provo a dare il massimo. Vediamo dove mi porta. Io ti dico, Andrea, a me neanche serve il Mercedes. Dammi la mia punta, questa pista, e te la faccio in 10 secondi. Allora, beh, sembra quasi la copia del giro di Andrea di prima. Adesso tutta la fatica che ho fatto per fare gli high score è buttata nel bidone, perché c'era quello lì come primo po' al tempo e sarà imbattibile, porca merda. Io Andrea non l'ho ancora visto andare i 180, neanche i 190. Quando mi sono schiantato era i 200. Questa macchina è un po' bastarda. Ah, vedi, lo dice anche lui. Sono giustificato. Però, è quella la cosa bella. Bisogna maltrattarle questa macchina. Ah, un po' come le donne. Un po' come le donne. Donne, massimo rispetto, ragazzi. Guardando, donna schiava, zitta e lava. Dai, ma tieni comunque. Sei tu che già stai andando in testa quella? C'è Andrea che ti dà per una mano. A tradimento. La tenuta comunque, ma dai, ma città. Lo vedo combattere con l'auto. Ti ho tirato fra la mano, ho curvato con lo sterzo tutto a sinistra e ti tenevo ancora dritto. È il coso bello di queste macchine. Voglio imparare. Il piacere del traverso. Beh, comunque girate in 1.03 di traverso e basta. Con una macchina che non è per rally, vero? No, è sconsigliata per rally. Questa è una macchina da caricare una bella ragazza e portarla in discoteca. Però è anche bello un po' fargli scoprire cosa ha dentro questa auto. I sedili in pelle, vero? Possibilmente bianchi per nascondere le tracce. Déjà vu. Anni the 90. Facciamo l'ultima curva. Dara! La mano fuori dal finestrino l'hai messa mentre facevi il traverso. Dopo guardiamo nel replay, Attenzione. Adesso ti avvicina a Fantasma, metti la mano nel finestrino e gli giri il volante. Ok, camper, allora abbiamo appurato che almeno 8 secondi si possono tirare giù dal tuo tempo. A sbandare sono capace anch'io, però. Sì. E tenerla in pista che. Ti lancio questa sfida. Quando imparerai a fare queste cose, ti porto su un'auto vera. No, non può. È una minaccia. C'è comunque quella possibilità che il giro non lo completeremo mai. Perché verranno a raccoglierci col cucchiaino. Ah, ok. Comunque la mega gru che usano a Monte Carlo quando fanno i mega incidenti e tirano sulle in macchine. In questo caso ci affidiamo Leo, che è un volontario. Io te lo dico, non succede. Ma se succede che Andrea batte quel tempo e lo porti su un'auto vera, ci vai da solo. Molto bello. Non so, penso che dopo aver visto lui, loro possono anche chiudere il video. Se mi rivedono guidare. Sembra quei video americani, noob versus pro. Ah, XD 200 IQ. Oh, attenzione. Ecco, regola numero uno: mai stare a bordo pista. Come puoi vedere, vedi tutti questi truccioli di gomma? Sì. Ecco. La macchina non sta in strada, in poche parole. Quindi cerca di seguire le tue traiettorie perfette. Il problema è che non conosco le traiettorie perfette. Allora cominciamo da a monte. Magno. Qual è il tuo problema principale? Cos'è che non ti torna quando guidi una macchina? Tutto fatto? Allora partiamo per gradi. Ora. Camper, prima regola, mani corrette sul volante, ovvero a 9 1/4. No, così sono a 10 10. Altro problema anche con gli orologi, te con le auto. Tieni le mani fisse sul volante, mi raccomando, non staccarle mai. Anche qua, ecco, fai questa curva bene vicino al cordolo, accelera gradualmente. E metti quinta. Frena. Metti seconda. Ecco, un'altra regola importante: quando freni, mi raccomando, mai sterzare quando usi il freno, perché se no la macchina anziché frenare va dritta. Prima freni e poi molli il freno e poi inizi a fare la curva. Cose che tornano adesso. Con calma. E soprattutto in uscita curva aspetta prima di accelerare.
Accelero quando? Quando sei a metà curva. Perché molti hanno la brutta abitudine di entrare in curva e spalancare subito. Ovviamente la curva non la finisci. O la finisci nell'erba. Sì, o contro un muro o con l'ambulanza che è lì pronta a servirti. Ecco. Quindi arrivi, la fai scorrere bene, bene, bene. Da metà curva in poi inizia a accelerare. Buono. Buono. Possibilmente accelera giù pesantemente con l'acceleratore quando è allo sterzo dritto, così non ti scappa il sedere della macchina. Frena! Che disastro. Non ho visto la curva. Stavamo chiacchierando. Stai facendo quasi un bel tempo perché si vedeva ancora all'orizzonte il fantasma di Marco. Quindi, voglio dire, era un buon tempo. Sì, dai, piano piano ci stiamo avvicinando. Dai, prova a fare questo giro, camper. E adesso superi il fantasma. Vai, Andrea. Metti quinta. Prepara il tornante in seconda marcia, frena piano, non sterzo. No, piano. No, aspetta. Guarda. Bravo. Nessuno ha visto niente. Il vantaggio di Gran Turismo, si può ricominciare la partita. Fai scorrere bene, bene, mani bene sul volante. Da metà curva in poi inizia a accelerare. Tieni dritto lo sterzo. Preparati sulla sinistra. Frena, seconda marcia, inserimento, falla scorrere piano. Appena raggiungi in metà curva inizia a accelerare. Metti lo sterzo dritto. Dai, che ponta! Adesso questo è un settore un po' bastardo. Appena vedi il cordolo frena. Ok, prepara la frenata, seconda marcia. Scorri bene all'interno. E accelero. E accelera. È camper questo? Ma secondo me è un video che io non ho ancora visto. Falla scorrere, puoi tenere anche tranquillamente la terza marcia. Dagli dentro. Quarta marcia, molla un po' leggermente, molla. Ok, molto bene. Prepara la frenata, seconda marcia. Scorri, non accelerare, aspetta. Adesso accelera. Cioè, Andrea sta ascoltando un altro essere umano. Guarda come hai fatto la curva. Andrea non sta facendo il testardo? Andrea, ma questo è un video comunque, non è Andrea che guida, ragazzi, era uno scherzo. Secondo ci me siete cascati. Frena. Ecco, tieni la quarta, fai scorrere bene, aspetta un attimo, mi raccomando. Scorri, accelera tutto. Giù con quell'acceleratore. Ah, vedi così sfondo io. Guarda cosa hai fatto. Hai tirato giù 5 secondi. In un giro. Secondo me ci sta pigliando per il culo. Allora ragazzi, Andrea stava facendo finta, non stava guidando. Quello che abbiamo messo lì è un video pre-registrato. Il prossimo anno ti porto al Nürburgring con me. Che sono stato quest'estate, lo consiglio vivamente a tutti quanti. Quindi ragazzi, cioè, siamo riusciti a far girare camper in maniera dignitosa con una macchina abbastanza complicata, perché non è una delle più banali, su un circuito che non conosceva. E ti ha pure ascoltato, perché tu non lo conosci bene, ma camper che ascolta una persona non è che sia proprio una cosa da tutti i giorni. Io sono più sorpreso da quello che dai 5 secondi. Ma chi doveva ascoltare? Voi due? No, dovevi dare le tue opinioni che non avevano senso. Per me si fa così. Quindi ragazzi, che dire? 50.000 like. Registriamo guida in stato di ebbrezza. Oh madonna. 80.000 con l'eye tracker con la scossa e da ubriachi bendati, va bene? Sì, al contrario. Comunque, per chi fosse interessato al simulatore, vi lasciamo il link di tutto l'ambaradan in descrizione. Beh, e già che ci siamo, vi lasciamo anche l'Instagram di Marco, dovete seguirlo e non vi mangia. Cosa che fai su Instagram? Ma io su Instagram mi occupo prettamente di auto, moto, motorsport in generale, e poi anche, più altro, la mia passione è la palestra e il cibo. Il mangiar sano, diciamo. Ecco. Puoi rinominare il tuo Instagram in il cugino? Il cugino di Spawn sono io, perché c'è tanta gente che ancora mi chiede se sono il fratello di Spawn. Ragazzi, no, ragazzi, non sono il fratello, sono il cugino di primo grado, quindi siamo molto stretti. In ogni caso, non vi dà il mio numero. No, ecco. Potete evitare di chiedergli salutarmi. Detto questo, da Spawn e dal camper è tutto. Noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Ma con un prossimo video. Andate in pace. Merde.